tempo di mercato, le voci e le notizie impazzano senza sosta e la Juve è sicuramente tra le protagoniste di tantissime indiscrezioni in questo momento. Tra rinnovi in bilico, possibili cessioni e nuovi colpi in entrata, di carne al fuoco ce n'è molta dalle parti della Continassa. La dirigenza bianconera è al lavoro e le ultime notizie di calciomercato lo confermano in pieno. Per quanto riguarda i rinnovi, il tema bollente è ovviamente quello che coinvolge Paulo Dybala. Il futuro della gioia pare essere sempre più incerto, dopo le voci circolate nelle scorse ore. Tanti top club avrebbero già drizzato le antenne, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcellona, Tottenham, ma anche Beppe Marotta sarebbero pronti ad approfittare del possibile divorzio tra l'argentino e la Juventus. Questione ancora aperta, in uscita invece i nomi caldi sono soprattutto quelli di Ramsey e Arthur. In particolare, il brasiliano sarebbe in trattative avanzate con l'Arsenal e avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in Inghilterra. La Juve però vuole trovare un sostituto prima di lasciar partire l'ex Barcellona. Infine, il mercato in entrata. I bianconeri si stanno muovendo su più fronti, ma la notizia più clamorosa delle ultime ore riguarda forse il nome più grosso in orbita Juventus. Non è un segreto che la vecchia signora voglia rinforzare il proprio reparto avanzato, sia nell'immediato che in prospettiva futura. A gennaio si cerca un profilo low cost, mentre in vista della prossima estate la Juve prepara il vero colpo grosso per l'attacco. Da questo punto di vista, è arrivata una notizia davvero importante, stando infatti a quanto rivelato dal giornalista Franco Leonetti, i bianconeri avrebbero compiuto passi importanti per il vero sogno di calciomercato della Juventus. Nella serata di ieri, 13 gennaio, NDR. Ci sarebbe stato un incontro nella serata tra Cherubini e un agente di Vlahovic. Un annuncio che conferma come la Juve stia continuando a lavorare per il centravanti serbo per la prossima estate. Apertura totale da parte del giocatore, anche se i costi dell'operazione continuano a spaventare. Madama però non vuole mollare e continua a tessere la sua tela intorno a Vlahovic in vista della prossima stagione. Juve, tutta la verità sul colpo Asmun, la strategia e quell'offerta da 3 milioni. Asmun non hai mai avuto paura di affrontare le sfide con coraggio e personalità. La prima era stata quella di cercare fortuna nel calcio lasciando il suo Iran per la Russia. Dal Sepahan al Rubin Kazan, con ben chiaro l'obiettivo da raggiungere. Ma la vera consacrazione è arrivata con il passaggio allo Zenit San Pietroburgo, ben 52 gol in 76 presenze e quel soprannome, azzardato, di Messi iraniano. Ora Sardar è alla ricerca di una nuova sfida e per questo non ha accettato l'offerta per il rinnovo del contratto proposto dai campioni in carica del campionato russo. Su Asmun ha fatto un sondaggio la Juventus nei giorni scorsi. Il duttile attaccante classe 1995 piace molto a Massimiliano Allegri, che ha avuto l'occasione di osservarlo da vicino nel doppio confronto in Champions League della fase ai gironi. Al momento non esiste una vera e propria trattativa, ma il club bianconero si è attivato e potrebbe avanzare una proposta per assicurarsi le sue prestazioni a parametro zero. La priorità attuale di Cherubini è rappresentata da Icardi, con Aubameyang come possibile alternativa.
Molto dipenderà dalle intenzioni del Lione, che è in negoziazione avanzata con Asmun da diverse settimane e si è vista rifiutare, dallo Zenit San Pietroburgo, un'offerta da 3 milioni di euro per portare il nazionale iraniano fin da subito in Ligue 1.